Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Allora, che dire, siamo a Portotolle, località Donzella, siamo con Miss Mamma Portotolle, eletta Portotolle, Wiwi. Ciao, come stai? Tutto bene, te come stai? Bene, allora, lei è un personaggio, perché poi lei parla dialetto meglio di me. Fammi un saluto in dialetto, come solo tu sai fare. Ciao Fiori, come va là, tutto bene? Allora, quanti anni è che sei in Italia? Con quest'anno 24 anni in Italia. E se ne, che zona sei della Cina? Curiosità, a parte che dopo mi dici qualsiasi nome e non so dov'è, però più o meno. Allora, io vengo da vicino a Shanghai, no, diciamo vicino, è una 300 km di distanza da Shanghai a Wenzhou. Allora, cos'è che ti affascina di questa zona qua, che hai voluto imparare il dialetto? A parte che qua si parla solo in dialetto, questo è già la partenza. Ma poi tu sei anche poi una cabarettista nata, perché racconti barzellette, racconti fatti che ti succedono qua in bar, tra l'altro è un bar frequentato da un sacco di gente e riesci ad estrapolare da ognuno un sacco di aneddoti, o sbaglio? Eh sì, quelli è proprio una roba che mi piace tantissimo, fare proprio il mestiere della barista, perché vedi proprio tanta gente divertentissima della zona e impari tantissime robe, davvero tante, tante, tante. Allora, adesso me la dite in italiano, adesso traduciamo in dialetto. Guarda, chi è che un mucchio di gente divertente, a te gada a ridere tutto il tempo. Ultima parola, dimmelo in cinese se sei capace. Ah. 我们这里有很多很好笑的客人，你可以懂任何东西。 Allora, Wiwi, noi ti ringraziamo, ti abbiamo proprio in contropiede, però ti chiedo il permesso. Io ho registrato una tua barzelletta proprio qua a Portotolle. Sì. Posso farla vedere? Sì, va bene, nessun problema. È un pezzo di... Attacca a confidarsi, mi fa. Ultimamente ho una bella paura. L'amico gli fa: di cosa? Avevo paura che mia moglie mi tradisca. E fa: perché? Perché ho cattato una chiave inglese sotto il letto. Ho paura che mi tradisca con l'idraulico. E l'altro fa: allora, forse avevo un timore anch'io. Per quale motivo? Perché sotto il letto cattava una scarpa antifortunistica. Ho paura che tradisca quel muratore. E l'altro fa: forse sono io quello messo peggio di tutti. E tutti gli amici in coro fa: per quale motivo? E l'altro gli dice: avevo paura che mia moglie mi tradisca con un cavallo, perché ho cattato il fantino sotto il letto. Grazie Wiwi, grazie, grazie, un po' di programma.